ecco, viene il Signore nostro Dio con potenza grande, illuminerà gli occhi dei suoi servi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E, rivolto ai discepoli, in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È proprio chiaro quello che Gesù dice in questo brano di San Luca, soprattutto l'ultima espressione, che molti dei profeti, dei santi che hanno preceduto la venuta di Gesù avrebbero desiderato di vedere quei giorni, non l'hanno visto, e avrebbero desiderato di ascoltare la sua parola e non l'hanno potuto ascoltare. E allora tutto il lungo discorso, secondo una logica profetica, Gesù ci ricorda, è bello, è come una via in salita, ma è una magnifica fatica, perché cominciamo a percepire il bisogno di vedere proprio questi giorni di Gesù, di sentire quello che lui annuncia al mondo, il Vangelo, cioè il regno della giustizia, della verità, della santità. Quello che è possibile capire, dire, gustare, proprio avvicinandosi alla luce divina, che mai avremmo potuto conoscere senza la presenza, la parola, l'amore e l'azione di Gesù. E allora, viene il Signore nostro Dio con potenza grande, illuminerà gli occhi dei suoi servi, questi servi stanchi di ignoranza, di paura, paura anche della giustizia di Dio, hanno bisogno di Gesù. E tra questi ci siamo anche noi, però noi abbiamo avuto la gioia di vivere dalla nascita questa esperienza divina nell'anima. Sembra che non sia, ci sia differenza tra chi partecipa, fa sperimento di Dio nei sacramenti, non ci sia differenza tra chi invece non conosce, non pratica i sacramenti, non può dire: Signore ti ringrazio, non può dire: Signore aiutami. Ma la differenza c'è ed è grande, perché questa consapevolezza e anche questa grazia piano piano lavorano dentro di noi, lavora la grazia e lavora anche l'intelligenza, e noi capiamo di avere Dio come Padre. Quando Gesù ci insegna a pregare dicendo Padre nostro, noi capiamo che così è, che è possibile, con tutte le conseguenze
magnifiche. Il cammino di Gesù e dello Spirito Santo nell'umanità passa attraverso noi, noi, benedetti, santificati, giustificati, predestinati, santificati proprio da questa parola di Dio che è parola di vita. È importante capire queste verità per sentire sempre la consolazione di Dio, che Dio c'è nel nostro cuore, c'è nella nostra casa, c'è nel nostro lavoro, c'è nella nostra malattia, c'è nella nostra gioia, che qui è ripetuto più volte, no? Viene il Signore, gioite, esultate, rallegratevi. Che significa rallegrarsi? Provare proprio il vincolo di amore con Dio. Cos'è Dio? Cosa ha Dio? Tutto è, tutto ha. E di quello che ha, da noi, tanto, tanto. Allora io provo, provate, l'allegrezza, oh che gioia, oh che bello. Questo è il rallegrarsi. Esultare è ancora di più. È una vibrazione profonda dell'anima da dove incomincia l'allegrezza. Capite? È come voi uscite da casa per arrivare in chiesa, poi partite dalla chiesa per ritornare a casa. Questo movimento dello spirito, sospinto, sorretto, impastato dalla grazia di Dio, è un cammino che prende prima l'intimità, poi tutta la persona. La Madonna lo esprime, quello che io sto dicendo, col verbo magnificat, magnificare, magnificare. In latino magnus significa grande, quindi sentirsi ingranditi, proprio godere di ciò che il Signore ci ha dato, che ci rende più grande, ma certo ci rende figli di Dio, membri di una comunità che è quella di Cristo, eredi del paradiso. E che volete di più? Ha ragione la Madonna, l'anima mia magnifica il Signore. Noi siamo i figli del Magnificat. Oggi celebriamo il Magnificat della famiglia di San Francesco, festa di tutti i santi francescani. E fin dal Medioevo hanno rappresentato questa famiglia di San Francesco con un albero grande, grande. Si espandono come un sicomoro, come un olmo, non so, queste piante, una quercia, con tantissime foglie, giustamente un grande albero, tantissime foglie. Ogni foglia ha piccola immagine e il nome, Sant'Antonio, no? Tutti da San Francesco in poi. E questo albero continua a mettere foglie e sono i nuovi santi, Padre Pio, Padre Leopoldo, santificati di recente, sono santi dei giorni nostri, e continuerà questa crescita della santità nell'albero di San Francesco. Molti di voi fanno parte di questa famiglia ed è un dono grande. Perché le caratteristiche della santità di Francesco sono le più belle del Vangelo. Un francescano quale caratteristiche deve avere innanzitutto? Una fede profonda e semplice, e una gioia umile e costante, una carità paziente e generosa. E così via. E sono tutte queste virtù toccate dal brano di Isaia al brano del Vangelo di Luca.
se potete andatela a rivedere e troverete quello che vi sto dicendo. Isaia incomincia a dire che adesso c'è l'agnello e il leone che vanno d'accordo, la pantera e il capretto che camminano insieme, il bambino mette la mano nel buco della vipera e la vipera non lo morde. Cioè è venuta l'ora della pace tra le persone e tra i popoli, nel nome del Vangelo, nel nome di Gesù che è il maestro di tutti, nel nome della redenzione operata da Gesù che ci ha guadagnato la casa del Padre. È bello poter dire quando una persona cristiana muore è tornato la casa del Padre, e questo in virtù della redenzione di Gesù. Quindi possiamo esultare, dire anche noi il Magnificat, e come cristiani e come figli di San Francesco, perché questo cammino ci conduce passo passo lì dove la luce è sempre, l'amore è eterno. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Il dotto è colui che sa, il santo è colui che fa. In ultima analisi è questo che sa più di quello. Quanto più Francesco umiliò se stesso davanti a Dio e davanti agli uomini, tanto più Dio lo esaltò. Il Vangelo non si smentisce. Ora abbiamo bisogno che la sua spalla sostenga, come allora, la Chiesa di Pietro. La tua santità è, o Francesco, sostegno contro le umane incertezze e debolezze. Le pietre. Perché, Francesco, tutte quelle pietre cerchi, raduni e porti sulle spalle? La Chiesa cade, voglio ripararla. Chiesa di Pietro, non Chiesa di pietre. Ma so che tu non sai che sei sostegno. Hai tu la sola forza dell'amore, quella che dà il Signore a chi lo cerca, senza voler null'altro sulla terra. Non lo sapesti quando ti chiamò, non lo sapevi quando ti spogliasti, non lo sapesti quando predicavi, non lo sapevi quando ti immolasti, non lo sapesti dunque tu giammai. Non sa l'umor salendo nella pianta che per radici e tronco e rami e foglie costituisce vita e nutrimento. Non forza d'uomo basta a regger l'uomo, né portapesi d'altri chi è già peso. Tu diventasti forza dei fratelli quando salisti nudo sulla croce. Quando restò Dio solo qual tutto, ogni fralezza umana ti fu peso. Senza saper la Chiesa tu reggesti sulle tue spalle piene di vigore. Non visto, non sognato, ma invocato, offri la spalla ad ogni nuovo Pietro. Al vacillar di leggi e volontà, vigore opponi tu di santità.